Io sicuramente ho fatto degli errori nella mia vita, come penso li facciano tutti. Pensavo di essere Superman a un certo momento e mi guardavo indietro e dicevo: "Ho fatto errori, figata, sono veramente un fenomeno, sono bravissimo". E poi però comincio a farlo. Da quando ho detto quella roba lì ho cominciato a inanellare una serie di errori, uno via l'altro, uno via l'altro. Io, per come sono fatto, sono una persona che ha bisogno di vivere e di vedere tante cose. Io scrivo annotandomi sul telefono, al computer, una serie di immagini che io vedo durante la giornata, no? Vedo banalmente come confondere lo zucchero al posto del sale, In perdere le parole, che è stata una delle mie prime canzoni. Ho bisogno proprio di captare dei segnali dal mondo esterno. Questa cosa non l'ho mai detta, ma è giusto anche dirla. Non dico di essere caduto in depressione, perché quello no, ho avuto anche una persona, tra l'altro la mia ex ragazza meravigliosa a fianco, però appunto il periodo di febbraio, marzo, aprile 2020, come poi tutti, perché indipendentemente da il mio lavoro è iniziata una pandemia e di conseguenza non abbiamo passato un bel marzo sicuramente, un bel aprile. In quel periodo lì io non sono stato bene. Non voglio dire depressione perché non è stata depressione, però blackout, come hai detto tu, cioè la mia testa non assimilava una serie di cose che erano successe e soprattutto non elaborava. Non so come spiegarlo, però ero in una sorta di limbo, cioè vivevo, ma vivevo a metà. E quando mi sono accorto che quella cosa lì andava rotta, bisognava romperla. Sono riuscito a recuperare un po' di forze e con il tempo, perché non subito, perché sai, ti propongono anche di fare magari il pezzo estivo, però aspetti, poi c'era il disco che era stato rimandato, quindi una serie di questioni anche da un punto di vista sentimentale, vivevo un po' la routine, no? Quindi ero all'interno di una comfort zone. Ecco, quando stai troppo nella tua comfort zone, a un certo punto hai bisogno di dire: cioè, ho un blackout nella testa, non capisco niente. Cerchiamo di combattere, di dire, anche se all'inizio sembra difficile, oh, voglio un attimo allontanarmi e voglio cambiare. Scusa parla, chiaramente della fine di una relazione, è autobiografica, ma in questo caso non ho da chiedere scusa per un qualcosa in particolare. Ma più che altro perché, ad esempio, scusa se manchi, scusa se tardi, una serie di cose che magari riaffiorano anche nella testa e chiedi scusa per non aver fatto magari abbastanza alcune cose, per non aver fatto tutto al massimo. C'è una frase molto bella: sotto casa resto lì a guardare, sottovoce fuori e dentro urlare, cioè sottovoce fuori lo dico, ma dentro urlare. Come te io ricomincio e come stai, no? Com'è che stai? Com'è che va? Bella lì, vediamo, cioè le cose vanno avanti. Io non sono mai stato, non ho mai avuto tante storie, ne ho avute veramente pochissime, forse due. Non entro spesso in empatia con le persone, soprattutto magari, sai, se si pensa a una storia, però quando scatta poi riesco a darmi al 100% e quindi secondo me la cosa più importante è proprio l'empatia e la complicità. A mio figlio regalerei... Cioè il best of di Battisti, vai, piccolino, ascoltatelo, e a me l'effetto che ha fatto è stato... Non sarò mai lui, ma voglio fare almeno questo lavoro, voglio provare a fare questo mestiere. Fine. Cioè, voglio arrivare a poter scrivere delle mie esperienze, come si sente che facevano Mogol e Battisti, e perché senti che al tempo soprattutto c'era veramente tanta verità. Quella verità che secondo me un po' si è persa. Ciao Upsi, vi seguo, fate i bravi e ci vediamo presto. Un abbraccio da Ricky. In realtà ho detto, la prima cosa che ho detto è: è proprio bello ripartire, ma essere super naturali, concentrati solo sulla musica. Immagine sì, fighetta, carina, però. Poi mi fanno: no, vabbè, ma il pezzo è super up, il video è i neon, tutte le cose. Ho detto: vabbè, allora facciamo la pazzia all'ultimo momento. Quindi ho detto: facciamoci metà biondo, bianco e via. Poi tanto tra poco ritorno normale, promesso.